Thank you.
Thank you.
Insieme, buongiorno a tutti, si sente il microfono, si sente insieme. Buongiorno al signore Codoni, il signore Codoni, invito a te a raccogliere una persona di Codoni di Codoni. Sono molto felice perché mi sento a casa. Già mi sento a casa questo conservatorio, ho già fatto di più. Grazie a tutti, oggi facciamo questa chiacchierata su tre capisaldi della storia della musica, che sono Mozart, Beethoven, Mozart, Haydn, Beethoven. È diverso l'ordine rispetto al programma di sala, ho voluto iniziare con Mozart per capire perché i tre maestri del classicismo viennese, della cosiddetta scuola di Vienna, che oggi si confrontano sul terreno comune, sul terreno della sonata, della forma sonata. La forma sonata che è la forma classica per eccellenza, la forma che ha occupato tutto il Settecento, gran parte dell'Ottocento e ancora oggi, nel secolo scorso del Novecento, molte forme ancora sono in qualche maniera collegate o prendono in qualche maniera, hanno a che fare con la forma sonata. E chiedo scusa un po', perché appunto per non perdere troppo il filo. Perché la forma sonata costituisce poi l'ossatura anche di altre forme importanti, quanto la sinfonia, il concerto, tutte le forme cameristiche, il duo, il trio, il quartetto, il quinteto, eccetera. È una forma che non vi sto a spiegare, molti di voi la conoscono, c'è un'esposizione con i due temi, poi c'è uno sviluppo in cui i due temi vengono elaborati e c'è una ripresa in cui i due temi sono finalmente nella stessa tonalità. Chi ha voluto assimilarla all'idealismo filosofico hegeliano, chi la considera una sorta di filosofia in musica, comunque una forma che è stata la guida per tutta la musica, praticamente dal Settecento ai nostri giorni. La sonata che ho eseguito ora è una sonata di Mozart, che Mozart ha composto all'età di 22 anni, quando era a Parigi per la terza volta. Mozart è stato diverse volte a Parigi, però i primi anni era insieme al padre Leopold, che in compagnia di questo giovane fanciullo prodigio lo faceva esibire ai corti, lo faceva esibire nei teatri, davanti ai principi, principesse, regnanti, nobili, eccetera. Quindi questo bambino godeva di grande successo, era sempre applaudito, coccolato, riverito e tutto quanto. Ora siamo nel 1778, Mozart è un giovane professionista, papà Leopold questa volta non è con lui, e lui si trova a Parigi come musicista, come libero professionista che si deve far conoscere per essere apprezzato in qualità di musicista, di professionista e non più di antagonista, anche se chiaramente la genialità non è certo cambiata. E anche Parigi non era più la stessa di quando Mozart era stato da piccolo, perché siamo nel 1778, da lì a 10 anni avremo la rivoluzione francese. Quindi è già un periodo di grande tumulto nella città di Parigi, la aristocrazia comincia a perdere i suoi punti cardine, comincia a essere un po' attaccata dalla borghesia, ci sono le prime rivolte, e quindi anche tutto il mondo degli aristocratici che prima portava questo fanciullo prodigio in palmo di mano, gli aprivano tutte le porte delle corti, eccetera, ora è un pochettino più attenta a come si muove. E Mozart pure è attenta, nel senso che lui ben si guarda dall'essere asservita questa aristocrazia, cioè non si mette a scrivere musica per ringraziarsi la benevolenza di questi aristocratici, ma rimane fedele alla sua idea musicale, alla sua indole musicale, e quindi per contro questo soggiorno a Parigi non si trasforma in un momento di grande ricchezza creativa. Compone una sinfonia, detta appunto Sinfonia Parigina, compone alcune tra le più belle sonate per il pianoforte e un gruppo di sonate di pianoforte che sono tra le sue sonate forse più significative, tra cui c'è anche questa sonata K332 in fa maggiore, che è una tra le più vaste come impianto tematico e anche una delle più ricche come pianismo mostreggiante. Avete sentito, c'è un virtuosismo, una ricerca anche di bravura, pur dentro il rigore della forma sonata, quindi dentro i canoni dello stile settecentesco. Quando, in tutto
pur rispettando i canoni della forma sonata, Mozart in questi brani mette in evidenza quelli che sono i suoi due mondi in cui meglio si esplica la sua creatività artistica, che sono da un lato l'opera lirica, il teatro musicale, e dall'altro lato il concerto per pianoforte e orchestra. In questa sonata avete sentito forse che ci sono un po' tutti questi due elementi. Ad esempio, nel primo tempo sembra di sentire i vari tempi come se fossero i personaggi su una scena di un'opera lirica. Ad esempio, oppure la regina della notte. Improvvisando. Giusto per dire che i temi sono proprio, acquisiscono il valore di personaggi lirici. Mozart non può fare a meno di pensare al teatro. Questa musica è teatro anche soltanto sulla tastiera. L'altro elemento legato al teatro e alla vocalità. Il secondo tempo avete sentito che è praticamente una romanza, come se fosse una romanza vocale, perché è assolutamente a tutte le caratteristiche. Con gli appoggi della voce, eccetera. E anche l'ornamentazione molte volte richiama quasi l'ornamentazione vocale, quello che è un trillo. Quindi tutte le soluzioni pianistiche che Mozart scrive sono in realtà pensate partendo da un'idea di vocalità. L'altro elemento, oltre al teatro musicale, che è quello in cui Mozart meglio si identifica, è il concerto per pianoforte orchestra, perché Mozart è stato un grande innovatore del concerto. Dopo i concerti grossi dell'epoca barocca, Mozart ha in qualche maniera codificato il concerto per pianoforte orchestra e l'ha portato al suo massimo splendore. Il concerto è contrapposizione fra strumento solista e orchestra, e nel terzo tempo avete sentito che molto spesso ci sono dei temi del pianoforte, brillanti, per esempio, e poi ci sono dei momenti invece che richiamano l'orchestralità. Ciò che scriveva era come se lui l'avesse già
scritto dentro di sé, non si trattava d'altro che di portare fuori e scrivere sulla partitura ciò che lui aveva detto. Non era la stessa cosa per Haydn. Haydn era un grande lavoratore, era uno sperimentatore, era anche un po' artigiano della musica, aveva lavorato, aveva iniziato come corista, cantava nel coro, poi accompagnava le feste per farsi conoscere, non aveva un padre che lo portava nelle corti d'Europa per farlo esibire. E quindi la sua musica non ha quella scintilla divina, forse diciamo divina, non si sa bene come definirla, che aveva invece la musica di Mozart. La musica di Mozart la riconosciamo subito quando l'ascoltiamo, perché Mozart ha qualcosa che si riconosce al di là dello stile. Qual è lo stile di Mozart? Ma sì, più o meno ci sono gli elementi di cui ho parlato prima, lo stile settecentesco, però Mozart non fa cose particolari, eppure riesce nella semplicità di poche note ad essere sempre trascendentale, incredibilmente trascendentale. Non è la stessa cosa per Haydn, che lavorava, costruiva. Haydn si dedica soprattutto alla musica strumentale, a differenza di Mozart che si occupava tanto di opera lirica e di concerto. Haydn scrisse opere, scrisse un po' di musica vocale, ma soprattutto musica sacra e pochi concerti per pianoforte. Haydn era della sinfonia, lavorava tantissimo sulle partiture sinfoniche, lavorava tantissimo sui quartetti. E nello stile di Haydn possiamo proprio riconoscere invece determinate caratteristiche che sono proprie del suo stile, dato una grandissima vivacità e un grande senso di ironia. E poi c'è, cioè, oltre a una bravura strumentale, molto, non voglio dire superiore a Mozart, però diciamo la bravura strumentale di Mozart è insita nel pensiero musicale. La bravura strumentale di Haydn è ricercata, anche perché Haydn ha scritto questa sonata insieme ad altre sonate quando si trovava a Londra. E a Londra c'era un signore che si chiamava Clementi, il quale aveva fondato una importantissima scuola pianistica. E quindi la diffusione del pianoforte, la diffusione delle scuole di pianoforte, la diffusione anche degli amatori del pianoforte che volevano iniziare a studiare, è proprio di quell'epoca. Quindi pianoforti che lui utilizzava, Haydn a Londra, erano pianoforti Broadwood di matrice appunto inglese, che erano particolarmente pesanti come meccanica, una meccanica dura, quindi richiedevano anche all'esecutore un certo pianismo più poderoso rispetto al pianismo leggero che si usava, che usava Mozart sui suoi pianoforti austriaci, che avevano una caratteristica costruttiva diversa. I pianoforti di Mozart avevano il martelletto montato direttamente sul tasto, quindi il martelletto arrivava subito sulla corda, la tecnica era molto leggera. Quindi questa leggerezza che noi sentiamo è anche una conseguenza del tipo di pianoforte. I pianoforti invece inglesi avevano un sistema un po' più complesso, per cui il martelletto era l'ultima di una serie di leve che partivano dal tasto, arrivavano fino alla corda, e questo implicava chiaramente una maggiore pesantezza della tastiera. Ecco perché il pianismo di Haydn è sicuramente più robusto, un pochino a volte anche più ruvido rispetto a quello di Mozart. Poi, per esempio, in Haydn conosciamo, che ne so, tante volte la contrapposizione dei registri. Sentirete in questa sonata che ci sono dei temini che vengono presentati, per esempio, prima dal regista. Usa la contrapposizione dei registri per creare vivacità. Usa tantissimo le cadenze d'inganno. La cadenza d'inganno è un procedimento armonico un po' particolare che, anziché far concludere una frase, trova una soluzione intermedia per portare avanti e far sentire un altro tipo di armonia. Vi faccio un esempio. Sentirete questa sonata. Una musica piena di energia, una musica piena di
quella di Haydn. Quando andò a Londra Haydn per scrivere queste sonate che fu chiamato dall'impresario Solomon, aveva appena conosciuto Mozart. Io non l'ho letto da nessuna parte, ma mi viene da pensare che forse anche l'influenza di aver conosciuto Mozart abbia esercitato su Haydn una sorta di scarica di energia, cioè vedere per un uomo già di 30 passi, no, siamo negli anni 80, quindi aveva già 50 anni, vedere questo giovane fanciullo prodigioso gli ha fatto venire voglia di rimettersi in discussione, di cercare nuovi linguaggi, di cercare nuove forme. Infatti a Londra scrive le sinfonie londinesi, ne abbiamo ascoltata una pochi giorni fa, meravigliosa, che è piena di energia, piena di gioia, piena di vita proprio. E sono proprio questi gli elementi che caratterizzano, appunto, gli sforzati sui tempi deboli, queste cadenze di inganno, i cambi di registro, improvvise modulazioni a toni lontani. Quando non ci aspetteremo proprio quell'armonia, arriva un'armonia completamente nuova. Le pause. Ogni tanto lui sospende la musica, lascia sospeso e noi siamo lì che non sappiamo che cosa starà per succedere, lo sentirete nella sonata. Non sappiamo cosa succede. Allora la pausa non è più un'assenza di suono, ma diventa un'attesa di suono. Allora quella pausa diventa viva musicale. La pausa fa parte proprio della musica, è assenza di suono, ma un'assenza viva. Un'assenza che non vede l'ora di essere colmata da nuovi suoni. Ecco, questo per dire cosa? E mentre lo stile di Haydn possiamo riconoscere questi elementi che poi creano la vivacità, la gioia, la brillantezza di Haydn, quindi siamo sempre nell'ambito del Settecento, uno stile che poi è molto simile, in Mozart non è così facile trovare degli elementi, perché la musica di Mozart in fondo è molto semplice. La musica di Haydn è anche semplice, ma ha queste complessità in più che la rendono più fruibile, che la rendono più comprensibile e accessibile. La musica di Mozart rimane una cosa ineffabile. Non lo so perché, sinceramente non so, tanti hanno provato a dare spiegazioni, musicoterapeuti dicono che la musica di Mozart sia una delle migliori terapie per un certo tipo di pazienti. Non lo so perché. Io credo che, questo è il mio pensiero, la musica di Mozart sia sempre in bilico tra la massima perfezione e la più profonda tragedia. La musica di Mozart è sempre piena di tragico, c'è sempre una tragicità. Avete sentito quanti elementi improvvisamente tragici, così come mutevoli, no? Un attimo prima sorride, un attimo dopo piange. E siamo sempre in bilico tra l'esaltazione e la disperazione. E forse dopo questo che viene la musica di Mozart un po' così, non si riesce a prenderla, non si riesce a catturarla fino in fondo. Sicuramente Haydn ha una dimensione più umana, più vicina a noi. Ho parlato prima dell'ornamentazione del secondo tempo in Mozart, l'ultima cosa poi taccio. Il secondo tempo nella sonata di Haydn invece, anche questo è ricco di ornamentazioni, però anziché avere le appoggiature vocali, dei portamenti vocali, come dicevo prima, il trillo, per esempio, che è una sorta di vocalizzo, no? Gli abbellimenti e le fioriture di Haydn sono più strumentali. Ci sono, per esempio, come se ci fossero dei glissandi sulla corda del violino o sul violoncello. Quindi l'ornamentazione anche qui è prettamente strumentale. Qualcuno ha parlato anche di qualcosa che anticipa Chopin, come se Chopin in qualche maniera poi si fosse rifatto a questa ornamentazione pianistica di Haydn. E direi che per il momento ho parlato abbastanza, adesso buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ecco, questo è il mondo musicale di quando il giovane Beethoven, anche lui a 22 anni circa, arrivava a Vienna per fare carriera, per fare fortuna. Aveva con sé una lettera di presentazione di suo mecenate, il conte von Warstein, che tra le varie cose gli aveva augurato di ricevere lo spirito di Mozart dalle mani di Haydn. E adesso, dopo le riflessioni che abbiamo fatto, forse conte von Warstein non aveva usato delle parole a caso. Lo spirito di Mozart, qualcosa di così ineffabile, di così interiore, difficilmente identificabile, attraverso le mani di Haydn, questo grande artigiano, questo grande compositore studioso, che diventavano queste due cose un tutt'uno per alimentare la fiamma artistica del giovane Ludwig. Arriva a Vienna, pieno di buona volontà, pieno di voglia di esibirsi anche, perché era giovane, valentissimo pianista, e all'epoca a Vienna si facevano anche dei duelli, delle vere e proprie competizioni tra pianisti. Non c'erano i concorsi pianistici che ci sono oggi, però anche allora tra i pianisti si confrontavano, proprio c'erano degli eventi in cui i pianisti facevano duello, chi suonava meglio, c'erano le fazioni di pubblico, chi votava per uno, chi votava per l'altro, erano sostenuti proprio da fazioni diverse. C'era Beethoven che si scontrava ad esempio con Kramer, con Hummel, altro grande virtuoso, con Steiner. E insomma, questi duelli Beethoven era sempre visto in maniera abbastanza rispettosa. Cerny diceva che quando suonava lui il pubblico era sempre molto attento, alzava molto l'attenzione. Addirittura qualcuno, in occasione di uno di questi duelli, ebbe da dire che Beethoven probabilmente aveva buttato il diavolo, perché evidentemente aveva subito dimostrato di avere un piglio pianistico, non un differente piglio pianistico, non solo pianistico, un piglio generalmente generale di tutta la sua persona. Suo mondo musicale. Però, appunto, Beethoven era un bravissimo pianista, ma il pianista non voleva comporre. Allora prende lezioni di composizione da Haydn, appunto diventa allievo di Haydn, grazie all'intercessione del mecenate von Warstein. E però tra Haydn e Beethoven non c'è la stessa armonia che c'era stata tra Haydn e Mozart, perché Haydn è un maestro molto serio, molto buono, che lo segue in maniera molto affettuosa e molto seria, però Beethoven è un po' ribelle. Lui non vuole tanto essere marchiato come allievo di Haydn, anzi quando Haydn ti chiede di mettere sul frontespizio delle sue prime composizioni, comunque va Beethoven allievo di Franz Josef Haydn, insomma Beethoven è un po' reticente, questo ci dice già tanto della sua personalità, era un po' refrattare a queste cose. Mozart aveva dedicato dei trii ad Haydn. Certo, Mozart dedicava le sue opere principalmente al mondo aristocratico, però fece l'eccezione dedicando dei trii ad Haydn. Anche Beethoven dedica delle sue opere ad Haydn. Le prime tre sonate dell'opera 2 sono dedicate a Franz Josef Haydn. Però forse più una dedica di, voglio dire, di circostanza, ma più perché sente il dovere di farlo e vuole svincolarsi il prima possibile da questa superiorità del maestro Haydn. Per prima volta è da dire in un'occasione, ma Haydn non ha insegnato nulla. In realtà non è vero, perché allora succede là quello che a volte succede anche con certi nostri allievi. Siamo in una scuola di musica, sappiamo che abbiamo a volte dei giovani studenti che sono molto convinti di essere bravi, sicuramente sono talentosissimi, che però magari pensano di essere bravi per merito loro e non sempre per merito dei propri insegnanti. Di queste cose ci si rende sempre conto un po' dopo. E anche Beethoven, da bravo giovane e virtuoso, era convinto di essere bravo da solo senza aver bisogno dell'aiuto di Haydn. Infatti prese anche delle lezioni in segreto da un altro insegnante, senza che Haydn lo venisse a sapere. Insomma, il mondo non è poi così tanto cambiato, sinceramente, in questi quasi due secoli e mezzo. Alla fine tante cose ritornano. Ad ogni modo, appunto, Beethoven si vuole imporre non solo come pianista, ma come compositore, e il suo esordio come compositore, dopo aver dedicato queste opere a Haydn, il suo esordio importante nel 1796, 96-97, importante, ricordiamoci questa data, poi vi dirò perché, con questa
sonata opera 7. Fino ad allora le sonate venivano raggruppate sotto un unico numero d'opera, erano raggruppate due o tre sonate, per esempio c'erano tre sonate dell'opera 2, e poi ci saranno state, ci saranno tre sonate dell'opera 10, eccetera. Nel caso di questa sonata invece è un'opera a sé stante, cioè questa opera 7 include solo questa sonata. Questo vuol dire che per lui questa sonata aveva un valore particolarmente importante, aveva una sua autonomia, era affrancata dalle altre composizioni ed era degna di comparire nel catalogo in maniera solitaria come un gigante. Infatti è una sonata molto lunga, molto grande, è più lunga della Passionata, più lunga delle ultime sonate, solo non è solo più lunga della via che abbiamo ascoltato l'altra sera dell'opera 106. Però è molto lunga, ma non vi preoccupate, non farò troppo intorno. Ed è una sonata molto importante storicamente e anche pianisticamente, perché ci sono tantissime innovazioni. Queste innovazioni di cui vi parlerò, tenete conto che oggi come oggi ci appaiono tutto sommato scontate, perché siamo abituati ad aver sentito quanto come Beethoven, c'è stato Liszt, poi c'è stato Debussy, poi c'è stato Stravinsky, poi c'è stato tutto il Novecento, quindi queste cose non ci fanno più effetto. Però se noi pensiamo che queste cose sono state scritte per la prima volta nel 1796, il pubblico di allora non era pronto ancora, cioè non aveva mai sentito. Tante cose di questa sonata non erano mai state dite prima d'ora. Intanto la sonata è in quattro tempi, perché le sonate di Beethoven, fin dalla prima, non sono più in tre tempi come quelle di Mozart e di Haydn, ma sono in quattro tempi. In quattro tempi come erano le sinfonie di Haydn, quindi assurge la sonata un ruolo più importante di quanto non fosse prima con Mozart e Haydn. Diventa una qualcosa che si sostituisce tranquillamente alla sinfonia. L'allegro iniziale, l'adagio, il minuetto o lo scherzo, tempo di danza e poi il finale. Tutti questi quattro tempi hanno qualcosa di particolarmente interessante da dire. Il primo tempo è subito caratterizzato da una forte pulsazione ritmica. Ritmico perché il basso, che è fatto in un andamento di 6 ottavi, quindi un tempo composto di note ribattute. E questo già un impulso ritmico non indifferente. Poi, una cosa interessante, Beethoven poi gioca molto con il ritmo. Cioè, anche qui abbiamo la forma sonata canonica, abbiamo il primo tema, poi il secondo tema contrastante, cioè il primo tema ritmico, il secondo tema invece un poco più melodico, poi c'è lo sviluppo. E alla fine, nell'ultima riesposizione del tema, avviene una cosa strana ma molto bella. Perché? Allora, il tema è costruito così. C'è una battuta di appoggio e una battuta invece più leggera. Tutte le battute dispari sono le battute su cui cade l'accento forte. Uno è forte, due più piano, tre è forte, quattro più piano. E questo è il metro, quello che si chiama metro musicale, che dico battute. Alla fine, quando ci sarà l'ultima riproposizione del tema, sentiremo che Beethoven inverte, perché siccome c'è il basso che è in anticipo di una battuta, allora succede eccetera. Ecco, questi giochi ritmici piacevano molto a Beethoven. Ecco perché dicevo che tante cose di Haydn, prima parlavo della velocità ritmica anche di Haydn, sono arrivate a Beethoven, quindi non è che Haydn abbia insegnato nulla a Beethoven, sicuramente tante cose ci sono come. Il secondo tempo invece che è un adagio largo, con grande espressività, più di adagio, largo, vuol dire molto, molto, molto adagio, è un brano di una grandissima intensità espressiva che richiede un grandissimo controllo sulla tastiera ed è molto denso, un canto rotto da pause, le pause abbiamo già parlato, pausa come assenza di suono ma anche attesa di suono, quindi queste pause creano sempre la voglia di sentire quello che succede dopo. La sezione centrale di questo secondo tempo corale, molto bello, in una tonalità contrastante, è molto difficile perché purtroppo Beethoven chiede di suonare il basso tutto staccato e quindi non possiamo usare il pedale, non possiamo usare pochissimo senza farci troppo accorgere. Questo rende tutto abbastanza difficile perché con la mano destra ci chiede di fare degli accordi legati e senza utilizzare il pedale gli accordi legati non sono una cosa molto semplice. Ma un momento magico particolarmente bello. Questa sezione centrale
Charles Rose, che è uno studioso, un musicologo molto importante, forse potrebbe aver ispirato addirittura Schubert nella sua sonata 960 nel tempo lento, che se poi potete andare a ascoltare potrete ritrovare forse qualche affinità tra i due adagi. Un'altra cosa molto bella che dice Rose, e voglio leggere le sue parole perché sono molto più significative di quanto potrei fare io, per quanto riguarda il finale dell'adagio, scrive Charles Rose: le ultime misure del movimento del largo hanno una sonorità incredibile. Il basso scende automaticamente con pesanti ottave legate in pianissimo, mentre sopra adesso si ascolta la melodia dell'inizio, interrotta come prima dalle pause. Poi un improvviso fortissimo, all'ultimo momento di massima intensità, si risolve in maniera sorprendente in due corti accordi staccati in pianissimo. E aggiunge: prima di allora non si era mai sentito niente del genere. Thank you.